credo che l'innovazione nella tradizione sia lo strumento per poter vedere la montagna da adesso a 20 anni, perché la montagna di 20 anni fa, con tutto rispetto per chi c'era e quindi massimo rispetto a noi che abbiamo, diciamo così, trentenni o quarantenni, noi interessa relativamente, cioè interessa sapere, interessa conoscere, interessa studiare, interessa sapere da dove arriviamo, ma dobbiamo proiettarci in avanti. Allora, proiettarci in avanti significa che dobbiamo avere conoscenza e coscienza di ciò che siamo, ma poi immaginare un qualcosa di innovativo. E quindi questa esperienza dell'Uvernada credo che sia metta al centro ciò che deve essere il motore del nostro avvenire, quindi identità, alterità intesa come noi siamo altra cosa, non siamo né meglio né peggio né più poveri né più ricchi, siamo un'altra cosa, e visto che siamo altra cosa e che crediamo nell'identità, noi questo valore dobbiamo portarlo a sistema. Portare a sistema significa mettere insieme i territori, mettere insieme le vallate, mettere insieme chi ci crede, lasciare da parte chi piange. Io sono felicissimo di vivere in montagna, non mi interessa di quelli che piangono perché in montagna non c'è una cosa, non c'è l'altra. Mancano tante cose, ma dobbiamo metterci nelle condizioni di portarle le cose, e le facciamo solamente se ci crediamo. L'Uvernada è un momento importante per mettere insieme chi ci crede.